Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Dunia di Artist of Divination, l'artista della divinazione, e sono qui con le previsioni per il mese di gennaio. Prima di iniziare vorrei dirvi che sono grata e sono molto felice per tutto il sostegno e il supporto che avete dimostrato. Nel giro di pochissimo tempo questo canale ha superato i 1500 iscritti. A chi invece è nuovo ed è qui per la prima volta, dico benvenuto. Io non soltanto questo canale YouTube, ma anche una pagina Facebook interamente dedicata alla divinazione, Dunia l'arte della divinazione. Date un'occhiata a quella pagina perché lì faccio letture settimanali per tutti. Ma non solo, io ho anche un blog dove pubblico periodicamente articoli di vario tipo, sempre riguardanti il mondo della divinazione. Per chi invece vuole avere maggiori informazioni su di me o vuole sapere cosa fare per prenotare un consulto con me, lo può fare attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. Troverete il link a tutte queste pagine e anche il link al mio account Instagram nel box informazioni sotto questo video. Ma veniamo a noi, veniamo al mese di gennaio, visto che siamo già qualche giorno in ritardo, e a breve comparirà una schermata che vi dà la possibilità di scegliere la vostra lettura. Mi raccomando, centratevi bene, fate dei respiri profondi, liberate la mente da pensieri e quando siete pronti scegliete il gruppo di carte che attira per primo la vostra attenzione. Ogni lettura si divide in tre parti, la prima parte è una lettura generale del mese di gennaio, la seconda parte è dedicata all'amore e qui c'è una lettura per chi è già in una relazione, sta frequentando qualcuno, e una lettura per chi è single e alla ricerca di amore, e infine un messaggio da parte di un mazzo di carte molto particolare. E questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo in altri video e con altre letture. Come vedete qui ho diversi mazzi di carte, ho intenzione di utilizzarli tutti. Ci sono tre diversi mazzi di tarocchi e un mazzo di carte francesi molto particolari, lo vedrete a breve. I primi due sono i mazzi di tarocchi che io utilizzo per vedere la parte luce del mese di gennaio e la parte ombra, le energie in gioco e gli ostacoli da superare. Questo terzo mazzo lo utilizzerò per fare la seconda parte della vostra lettura e per vedere quello che succede nella vostra sfera affettiva, nell'amore per il mese di gennaio. Ed infine la terza parte è appunto un consiglio da parte di un mazzo di carte molto particolare. Se vi ritrovate nella vostra lettura vi ricordo di mettere mi piace a questo video e vi consiglio inoltre, se volete essere aggiornati e ricevere le notifiche dei prossimi video, di iscrivervi al canale. Ed ecco le letture per il mese di gennaio. Mi raccomando, centratevi bene prima di fare la vostra scelta. Chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi, allontanate qualsiasi pensiero e quando siete pronti riaprite gli occhi e scegliete il gruppo di carte che intuitivamente attira di più la vostra attenzione. Una volta fatta la vostra scelta potete andare velocemente alla vostra lettura cliccando sui numeri che corrispondono all'inizio della vostra lettura che troverete nella leggenda che vi comparirà sotto questo video come primo mio commento. Ecco la lettura numero 1, per chi ha scelto il gruppo di carte numero 1 andiamo subito a vedere l'energia di questo mese di gennaio. Questa prima fila di carte ci dice quello che appunto sono le energie in gioco, gli eventi salienti, e questa seconda linea di carte invece ci dice quali sono gli ostacoli da superare. Allora, sopra abbiamo, subito vi dico, un asso di bastoni, Mother of Wands sarebbe la regina di bastoni, e il sole. Qui invece abbiamo un 7 di coppe, il diavolo, molto forte questa carta, e la temperanza. Allora, novità, ci sono novità in arrivo. L'asso di bastoni è una carta che parla di novità, progetti, idee, ma idee nel senso parla di un inizio, di una realizzazione di un'idea, quindi si è già oltre l'idea, ci si sta già organizzando, si sta già pensando a come organizzarle, a come fare partire la cosa. Potrebbe essere anche che vi arrivino delle proposte questo mese di gennaio, lavorative.
E ho la sensazione che potrebbe essere proprio una donna a farvi questa proposta. Mother Wands, qui è un serpente che, diciamo, nel suo nido protegge le sue uova. Allora, qui sì, decisamente è una regina di bastoni, quindi una donna creativa, che vi può fare una proposta. Allora, il sole ci dice che è una proposta assolutamente positiva, che in qualche modo vi illumina, che vi dà forza, che vi dà energia, che vi dà passione, che accende in voi una scintilla. Quindi direi che questo mese di gennaio inizia alla grande, soprattutto da un punto di vista lavorativo. In altri casi potrebbe essere se non c'è una donna che vi fa una proposta, che siete proprio voi quella donna, che si accende in voi, diciamo, la vostra scintilla creativa. Ma io lo sento come una donna esterna da voi, qualcuno che vi fa una proposta che è allettante ed è assolutamente positiva, quindi non esitate. Per quanto riguarda invece gli ostacoli da superare il mese di gennaio, qui abbiamo un 7 di coppe, dicevamo il diavolo e la temperanza. Allora, per quanto riguarda invece ciò che c'è sotto la superficie, gli ostacoli da superare, qui abbiamo un 7 di coppe. Io non vorrei 7 di coppe. Il 7 di coppe qui, vabbè, questo è molto particolare, si vedono dei corvi, ognuno ha nel becco una cosa diversa. Quindi è come se doveste fare le vostre scelte nel mese di gennaio con grande attenzione. Non vorrei neanche che pensaste che questa proposta, cosa che vi viene in arrivo, non è reale. No, invece è molto reale ed è una cosa assolutamente positiva. Il diavolo mi dice che potreste avere paura, potreste avere paura di intraprendere un qualcosa di nuovo. Come se arrivasse quest'asso di bastoni, questo nuovo progetto, questa nuova proposta e voi rimaneste un po' bloccati nell'indecisione, nella paura di fare una scelta. Infatti la temperanza, che qui è molto bella, è raffigurata da una goccia d'acqua che scende, lo sento proprio questo rumore di una goccia d'acqua che scende, tac, tac, come dire, scandisce il tempo. Questa temperanza ti dice attenzione a non far scorrere il tempo, attenzione a non temporeggiare troppo a causa della paura di intraprendere un qualcosa di diverso. Mi viene da dire questo mese di gennaio fate i conti con voi stessi e cercate di capire realmente quello che volete. Se la proposta vi sembra allettante, vi sembra positiva, lo è, non è un'illusione, lo è realmente. Quindi non esitate, non abbiate paura a cambiare le cose nella vostra vita, ma come dire, date la possibilità alle novità e alla vostra scintilla creativa in qualche modo di espandersi. Mi sembra un messaggio assolutamente positivo. Abbiate coraggio, questo è quello che mi viene da dirvi. Andiamo ora a vedere l'amore per voi per il mese di gennaio. Ed ecco l'amore per chi ha scelto il gruppo di carte numero 1. La prima fila di carte è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno, la seconda fila di carte è per chi è single. Andiamo a vedere chi è già in una relazione. Vediamo il vostro messaggio per gennaio. Allora, abbiamo il 10 di coppe, la morte e il 7 di bastoni. Vediamo l'ostacolo che dovete superare, il 3 di spade. Avete un bel ostacolo da superare. Partiamo subito da qui perché mi sembra la carta più importante. Il 3 di spade, che qui è raffigurato da due mani che fanno un pugno e vengono trafitte, è una carta molto dolorosa. È la carta più dolorosa del mazzo, normalmente, perché è un doppio dolore, è un dolore sia a livello psicologico che a livello emotivo. E spesso, ahimè, questa carta è accompagnata da un senso profondo di tradimento. Non si deve trattare necessariamente di un tradimento vero e proprio, che il vostro partner o la vostra partner è andato con qualcun altro, è andata con qualcun altro, ma si può trattare semplicemente anche di un altro tipo di tradimento. Non ci deve essere necessariamente una terza persona coinvolta. Qui sembra, con questo 10 di coppe qui, che si vedono queste due figure che camminano e si allontanano, e la morte mi viene da pensare che è come se vi sentiste che in qualche modo il sentimento della vostra relazione in questo mese di gennaio muore o perlomeno si trasforma.
Non so adesso se per qualcuno di voi, se siete in crisi nella vostra relazione, state pensando di lasciarla andare, potrebbe essere anche quello con un 7 di spade. Potrebbe essere semplicemente che avete un conflitto con il partner, perché il 7 di spade è una carta di conflitto, e se guardate bene qui ci sono due facce che gridano. Potrebbe essere semplicemente che c'è un conflitto con il partner che vi ferisce nel profondo. La morte non necessariamente è una chiusura di una relazione, a volte può indicare semplicemente una sorta di lutto che serve, che è necessario per trasformare il rapporto. Però, visto che qua abbiamo la morte, un 3 di spade, mi viene da pensare che durante il mese di gennaio avreste la sensazione che un qualcosa del sentimento della vostra relazione si spegne. E questa cosa in parte vi crea anche rabbia, 7 di bastoni. Qualcuno, uno di voi due all'interno della relazione, si sentirà molto arrabbiato e molto ferito. Mi raccomando, non saltate a conclusioni affrettate. Vi ricordo che il 3 di spade non necessariamente è un tradimento vero e proprio, quindi non. Come dire, non adiratevi con il partner o non insospettitevi se non è necessario. Questo, il fatto di un tradimento vero e proprio potrebbe essere un messaggio solo per alcuni di voi. Quello che semplicemente queste carte ci dicono è che c'è un sentimento che in qualche modo si spegne. Questo mese di gennaio, ci potrebbe essere un conflitto con il partner, ci potrebbe essere un litigio. L'unica cosa vi posso dire è che il 7 di bastoni molto spesso non ha una grande lucidità. Chi si ritrova all'energia di 7 di bastoni si sente in conflitto con l'altro e molto spesso questo conflitto non è giustificato. Quindi valutate bene se questo senso di tradimento e questa rabbia che voi sentite è reale o è vostra per altri motivi. Spero che questo messaggio vi possa aiutare. Andiamo ora a vedere l'amore per chi è single e per chi è alla ricerca di una relazione di amore. Qui abbiamo il mago, the magician, Ace of Cups, l'asso di coppe e il 5 di denari. Vediamo l'ostacolo da superare. Abbiamo un paggio di bastoni, Page of Wands. Allora, non sono male queste carte. Io vedo delle novità in arrivo il mese di gennaio. Allora, il mago ci dice che questo mese di gennaio siete pieni di risorse. Siete pieni di risorse, ma non solo. Avete talento, avete charm da vendere, anche l'altro sente che avete molto da offrire. Tra l'altro, la sensazione è che molti di voi avranno diverse opportunità da un punto di vista affettivo questo mese di gennaio. Potrebbero presentarsi, come dire, diverse persone che sono interessate a voi. Però ce n'è una in particolare con l'asso di coppe che mi dice un'occasione che è particolarmente interessante. Non sto parlando di relazione vera e propria adesso, vedo più che altro un'offerta di sentimento. Qui c'è una mano che offre una coppa. Io sento che nel mese di gennaio si accenderà in voi una scintilla, si accenderà in voi una passione, un desiderio per qualcuno. Però mi tocca dirvi che il 5 di denari, e si vede quest'uomo un po' afflitto. Il 5 di denari è una carta che ci dice che però questa passione non si concretizza, non si realizza. Tant'è vero che il paggio di bastoni, che è molto bella questa carta, che è un fiammifero nell'oscurità, sottolinea il fatto che la durata di questo sentimento, di questa passione, è molto breve, la durata di un fiammifero. Per cui mi viene da dire, godetevi la novità, godetevi il fatto che vi sentite potenti, che vi sentite energici, che vi sentite che diverse occasioni o opportunità si presentano per voi questo mese. Se vi va, godetevi i sentimenti che vengono, però senza aspettative, perché con un paggio di bastoni qui, tra l'altro il paggio di bastoni è piccolo, quindi si tratta di piccole cose, di piccoli flirt, godeteveli. Però sappiate che da questi sentimenti poco di concreto può venire fuori. Quindi non abbiate aspettative enormi, godetevi la leggerezza di questo sentimento che attraversa il vostro mese di gennaio. Andiamo ora a vedere il messaggio per voi da parte di un oracolo particolare. Ed ecco il messaggio per voi per il mese di gennaio. Andiamo a vedere di che si tratta. Qui abbiamo una regina di quadri, Mother of Earth, la madre della terra. Qui abbiamo un due di fiori che dice ego.
E infine abbiamo self-realization, autorealizzazione, un 8 di fiori. Allora, sembra che questo mese di gennaio, con una madre terra in questa posizione, quindi una regina di quadri e un 8 di fiori, io ho la sensazione che questo secondo me riconferma il primo messaggio che vi ho dato: è in arrivo qualcosa di importante che vi aiuta a autorealizzarvi. Ho l'impressione che è proprio una donna a offrirvi questa opportunità, o perlomeno a sostenervi. È un qualcosa con la carta dell'ego qui che io la sento in senso positivo, non lo sento come un ego pesante, egoista, egocentrico. È un progetto che serve a rinforzare il vostro ego, la vostra autostima, la vostra autorealizzazione. Quindi mi viene da dire che il mese di gennaio è un mese importante da un punto di vista di progetti, da un punto di vista lavorativo. Una donna vi verrà in aiuto, vi sosterrà e sembra che questo progetto, questa creatività che dovete in qualche modo sprigionare nel mese di gennaio, aiuterà la vostra autostima e la vostra autorealizzazione. Mi sembra un bellissimo messaggio. E con questo vi saluto e vi auguro uno splendido gennaio. Ed ecco la lettura numero 2 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 2. Andiamo subito a vedere quello che è l'evento saliente del mese o che tipo di energia c'è questo mese di gennaio. E qui abbiamo un 8 di denari, un 5 di spade e un 3 di bastoni. Andiamo a vedere quello che c'è sotto la superficie, cosa bolle sotto la superficie, gli ostacoli da superare. Abbiamo la torre, Seven of Wands è il 7 di bastoni e infine abbiamo Five of Swords, il 5 di spade. Allora, lavoro. Sembra che anche per voi il focus di gennaio sia il lavoro, o perlomeno tutte le questioni pratiche, se non lavorate, anche le questioni pratiche che possono essere inerenti la casa, la famiglia, il da farsi. Questa è una carta di estrema pazienza, l'otto di denari. C'è questo ragno che tesse questa tela e lo fa in modo molto minuzioso. Un 5 di spade come carta centrale, questa è anche piuttosto dolorosa qui, ci dice che c'è tanto conflitto nella testa rispetto al lavoro, rispetto all'organizzazione delle cose nel mese di gennaio. Quindi potrebbe essere, se avete un lavoro, che al lavoro abbiate, come dire, un conflitto rispetto agli obiettivi che dovete portare a termine, o addirittura potreste avere un conflitto, un litigio verbale con qualcuno sul lavoro. Se invece non lavorate, mi viene da pensare che potete avere dei conflitti interni vostri psicologici rispetto a quello che dovete fare questo mese di gennaio, come organizzarvi, come organizzare la vostra vita. È come se faceste anche un po' fatica a stare dietro le cose in modo molto pratico. Il 3 di bastoni è una carta che mi dice che questo conflitto che voi avete un po' vi porta a guardare altrove. Allora, se avete un conflitto rispetto al lavoro o sul posto di lavoro, ho la sensazione che è come se voi desideraste qualcos'altro, di fare qualcos'altro, di avere un altro lavoro, di muovervi altrove. Se siete invece senza lavoro, per dire siete a casa questo mese di gennaio, avete un conflitto rispetto a quello che volete fare, come organizzarvi e potreste avere dei pensieri rivolti al come migliorare la vostra vita, come espandere la vostra vita, come rendere questo mese di gennaio un ottimo punto di partenza per il nuovo anno. Andiamo a vedere le carte qui sotto. La torre è interessante perché avere una torre qui, vedete, c'è questo enorme falò. Avere una torre in questa posizione sotto un 8 di denari mi dice che questo conflitto che avete rispetto al da farsi, rispetto al lavoro, è dovuto al fatto che dentro di voi stanno crollando un po' le vostre certezze. Forse vi siete anche obiettivamente scocciati di avere questo approccio rispetto al lavoro, un approccio meticoloso, un approccio, come dire, di grande pazienza. È come se dentro di voi tutto questo venisse meno. Siete un po' impazienti questo mese di gennaio. E anche qui un 7 di bastoni, una carta di conflitto, una carta di conflitto rispetto al fare. Quindi è come se tutto questo, il conflitto a livello psicologico, la mancanza di pazienza, un po' vi impedisse di agire come dovreste agire. Siete incerti,
Non sapete quello, queste carte ci dicono che l'ostacolo è che sta qua cambiando qualcosa dentro di voi che vi mette molto in crisi psicologicamente, vi fa anche agire poco. Allora, mi viene da dire, se avete un lavoro, se tornate al lavoro e la situazione è tesa, non entrate in conflitti verbali. Con quel 5 di spade, un 5 di spade anche qui, mi viene da dire, non litigate. Nel senso che dentro di voi sta avvenendo un processo in cui un po' le vecchie strutture crollano e incominciate a vedere le cose in modo nuovo, non è necessario arrivare a un conflitto diretto, a un conflitto verbale. Evitate i litigi, evitate i confronti perché secondo me potrebbero essere brutali con queste carte qui. È normale che non sappiate come agire, è normale che vi sentiate in difficoltà, secondo me perché state rielaborando il vostro modo di guardare le cose, il vostro modo di fare le cose. E con un 3 di bastone in carta di chiusura, lì appunto ci dice che desiderate altro, che volete fare altro. Quindi cercate, diciamo, di risolvere il conflitto psicologico che c'è dentro di voi, risolvetelo dentro di voi con voi stessi, magari chiedete consigli, evitate di, mi viene da dire proprio così, vomitare la vostra rabbia, perché queste sono carte forti, di vomitare la vostra rabbia sugli altri e sul lavoro. Quindi non cercate di, anche se può emergere qualcosa che vi dà fastidio, cercate di non rendere l'atmosfera tesa né in famiglia né al lavoro. Andiamo ora a vedere il messaggio per voi riguardo la vostra sfera affettiva, riguardo l'amore. Ed ecco l'amore per chi ha scelto il numero 2, la prima fila di carte è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno, la seconda fila di carte è per chi è single. Andiamo a vedere quello che succede per voi e il partner. Allora abbiamo l'imperatore, Four Wands, il 4 di bastoni e King of Pentacles, il re di denari. L'ostacolo da superare è un 10 di denari. Allora, il vostro compagno o la vostra compagna, insomma il vostro partner, lo sento un po' autoritario o un po' autoritaria questo mese di gennaio. È una persona che sta, qui l'imperatore, è una persona che sta definendo il proprio impero, che definisce i confini del proprio impero e a volte purtroppo pecca di inflessibilità. Può essere una persona un po' rigida in questo mese di gennaio. Per voi invece vedo l'energia del re di denari. Non importa che tu sia un uomo o una donna, questo indica proprio l'energia del re di denari. Mi viene da pensare che intanto sarai molto impegnato, quindi sarai molto preso dalle tue cose. C'è una cosa che mi interessa, che trovo interessante, questo 4 di bastoni al centro, che è un po' l'energia della relazione, mi indica che è un'energia equilibrata. Qui c'è un caminetto, aria di festa, insomma, l'energia è buona della relazione a gennaio, ma sembra che ognuno un po' si fa i fatti suoi, che non è necessariamente un male. È, diciamo, un equilibrio forse un po' noioso per la relazione, ma un equilibrio che vi permette di fare le vostre cose questo mese di gennaio. Perché dico questo? Perché l'ostacolo è il 10 di denari, cioè il 10 di denari in realtà potrebbe essere una bella carta, però in questo caso è l'ostacolo della relazione. Qui si vedono queste bellissime rose, quindi indica che c'è un raggiungimento materiale di tutto il da farsi, tutto quello che c'è da fare. Il problema è che vedo te fare il tuo lavoro, fare le tue cose, occuparti delle tue cose, forse occuparti anche concretamente della casa. Un po' il partner si fa i fatti suoi, ha delle esigenze sue e forse la sento poco flessibile. Quindi mi viene da dire che visto che quel 10 di denari è in posizione ombra, forse c'è un problema, nel senso che ognuno si fa troppo i fatti suoi e c'è un problema nel gestire le cose, della casa, le cose anche pratiche della relazione. Potrebbe essere che tu ti occupi un po' troppo di tutto e il partner si fa un po' i fatti suoi. Questo mi viene a dire, l'unico consiglio che ho da dirti è per evitare di arrivare a far troppo e a essere un po' oberato dai doveri, di forse comunicare un po' meglio con il partner, per quanto lo sento, la sento, dipende se sei un uomo o una donna, molto chiuso, molto chiusa in se stessa.
Vedo comunque il mese di gennaio come un mese in cui entrambi siete focalizzati molto sul lavoro e sull'organizzazione pratica delle vostre vite. Magari tu sei un po' più rivolto anche a un'attenzione più alla relazione, il partner no. Però, insomma, questo è soltanto il mese di gennaio. Se ne può comunque sempre parlare con il vostro compagno o compagna, quindi se sentite che il lavoro è troppo, fatelo, parlatene. Andiamo invece a vedere ora la fila di carte per chi è single. Sono curiosa se ci sono novità in arrivo per voi. Qui abbiamo Seven of Pentacles, 7 di denari, Page of Swords, il paggio di spade e il 6 di spade. Vediamo l'ostacolo, il problema. Abbiamo un 10 di bastoni. Mamma mia, lavorate tutti a gennaio. Sembra che siete tutti impegnatissimi. Allora. Però qui, siccome parliamo di vita affettiva, questo 7 di denari potrebbe voler dire due cose. Potrebbe voler dire che o siete molto presi da tutta la vostra vita pratica, quello che avete fatto finora e analizzate quello che avete fatto finora, per cui avete occhi solo per il vostro operato, non tanto per la vostra vita affettiva, oppure potrebbe dire che a gennaio fate un resoconto in generale, un resoconto concreto e pratico di quello che è stato il vostro mondo affettivo fino adesso. E incominciate a guardare con questo paggio di spade, a mettervi in un nuovo stato mentale, come se vi allontanaste da un qualcosa che non vi appartiene più, da un modo di vivervi le relazioni, i sentimenti che non vi appartiene più. Questa è una cosa molto bella, perché è soltanto un inizio di questo processo, però è molto bello, perché questo 10 di bastoni, che qui è rappresentato da questo cervo con le corna illuminate, è molto bello, che è una carta anche di grandi, molto regale, di grandi raggiungimenti, e ci dice che, come dire, siete un po' appesantiti dalle responsabilità e dal peso, delle vecchie relazioni. Avete bisogno di approcciarvi alle relazioni, alla vita affettiva in modo diverso e questo 6 di spade ci dice che finalmente vi alleggerite il mese di gennaio. È come se lasciaste andare tutto quello che non volete più essere o che non volete più fare nella relazione. Questo 6 di spade ci dice in qualche modo lasciate andare tutto quello che non vi appartiene più, che non volete più essere, che non volete più fare nelle relazioni e approdate verso qualcosa di nuovo. In alcuni casi, alcuni di voi lasceranno anche andare il pensiero di una persona. Questo paggio di spade può essere anche che avete avuto un pensiero molto forte per qualcuno e finalmente lo lasciate andare. Vi rendete conto che questo pensiero non vi serve a nulla, che non vi porta a nulla di buono, e quindi decidete di in qualche modo portare la vostra attenzione su un qualcosa di nuovo, sperate di trovare qualcosa di nuovo, che è sempre una cosa ottima, perché non ha senso avere dei pensieri magari ossessivi o dei pensieri per qualcuno o dei pensieri rivolti al passato. Sembra appunto che questo mese di gennaio facciate i conti con voi stessi e lasciate andare un qualcosa che non vi serve più. Questa è una cosa molto bella, perché se iniziate così il 2019 vuol dire che poi arriveranno, se riuscite a finire questo processo, arriveranno delle novità importanti anche nella sfera affettiva più in là. Andiamo ora a vedere il messaggio per tutti per il mese di gennaio. Ed ecco il messaggio per voi per il mese di gennaio. Vediamo che ci dicono. Qui abbiamo un 6 di cuori che dice protection, un 4 di fiori dice time, il tempo, e il 10 di quadri dice separation. Queste carte vi dicono che dovete innanzitutto proteggere il vostro cuore, i vostri affetti questo mese di gennaio. Dovete proteggere non soltanto il vostro cuore, ma proteggere quello che vi piace. Vedete tutti questi cuori all'interno di questa sfera di fronte a voi. Secondo me, in questo mese di gennaio, finalmente vi date delle priorità. Incominciate a capire quello che realmente vi serve e quello che non vi serve più, e incominciate anche a prendervi maggiormente cura delle cose che vi piacciono realmente. Tra l'altro, questa carta di separazione in chiusura mi dice che decidete di lasciare andare un qualcosa, vi separate da un qualcosa che non vi serve più, che non vi arricchisce più. In questo modo, lasciando andare quel qualcosa, in realtà voi vi state proteggendo.
Perché a volte quando si rimane in situazioni, in relazioni che non ci piacciono più, in realtà, in qualche modo ci danneggiamo, perché non rispettiamo quella che è la nostra vera essenza, il nostro vero desiderio, il nostro bisogno di creatività, il nostro bisogno di cambiamento. Quindi io vedo questo processo, queste decisioni che mettete in atto nel mese di gennaio, le vedo come un qualcosa che vi serve, necessario e che in qualche modo vi protegge e vi aiuta a ritornare di più a voi stessi, alle cose che vi piacciono. Quindi non abbiate paura di separarvi dalle cose che non servono più il loro scopo. Tra l'altro, sento che anche proprio da un punto di vista organizzativo della vostra vita c'è un cambiamento in atto. Sicuramente, se avviene una separazione o dal lavoro o sul lavoro o nella vita affettiva, non vivetevi la cosa in modo triste, perché poi sennò dovete recuperare le energie. Anche quella è una forma di protezione. Proteggetevi nel tempo da questo dolore. E questo è tutto. Io spero che questa lettura vi possa essere utile. Grazie alla vostra attenzione e a prestissimo. Ed ecco la lettura numero 3. Per chi ha scelto il numero 3, andiamo subito a vedere l'evento saliente del mese o l'energia in gioco. E qui abbiamo un 4 di spade, un 10 di denari e la torre. Vediamo quello che succede sotto la superficie, gli ostacoli da superare. Abbiamo Death, la morte, un asso di spade e un 3 di coppe. Allora, perché vi portate questa morte nel cuore? Il mese di gennaio inizia in modo stanco. Mi verrebbe da dire per alcuni di voi triste, per alcuni di voi stanco. Allora, il 4 di spade, non posso fare a meno di guardarlo con la morte sotto, per cui li guardiamo insieme queste due carte. Qui si vede questo agnello che in qualche modo si sacrifica, è un po' l'agnello sacrificale, un po' il capro espiatorio. La mia sensazione è che gennaio inizi per voi come in modo stanco. Alcuni di voi potrebbero sentirsi tristi, potrebbero sentirsi depressi. Potrebbero proprio avere, mi viene a dire così, la morte nel cuore. Potrebbe essere che vi sentite così proprio perché la morte era sotto, perché qualcosa si è chiuso, qualcosa è finito. In altri casi potrebbe essere semplicemente se non c'è stato alcun evento, diciamo, nel recente passato, che vi ha portato a questo stato delle cose. Potrebbe essere che avete una stanchezza latente o una depressione latente, mi verrebbe da dire per alcuni di voi. Ciò che è interessante è che in questo mese qualcosa crolla completamente per voi. Con la torre in questa posizione sembra come se vi sentiate, che vi sentiate che un po' non riuscite ad essere in controllo di tutti gli aspetti della vostra vita. E vi sentite anche molto passivi, guardando questo 4 di spade, molto passivi rispetto ai vari, potrebbe essere la famiglia, il lavoro, la vita affettiva, l'organizzazione pratica delle giornate. Sentite che c'è qualcosa che non va. No, è come se non vi tornassero i conti. E la torre in questa posizione mi dice che in qualche modo le vostre idee rispetto a tutto quello che vi circonda stanno per cambiare. Voglio vedere però per voi, nel momento che la torre è una carta importante, in che direzione vi porta questa torre.
C'è tanto pensiero in questo mese di gennaio per voi, come se pensaste tanto. Allora, vediamo la torre dove va. Due di bastoni. L'avevo messo io capovolto il mazzo. Allora, due di bastoni. Un po' il crollo che sta avvenendo dentro di voi è relativo agli altri, al rapporto con gli altri. Un po' questa torre poi mi viene da dire che vi porta altrove, cambia il vostro obiettivo. Guardate come la luce che c'ha questo agnello, che è un po' qui l'agnello di Dio in fondo come simbologia, è come se avesse una visione dentro di sé, si accende in voi, facendo crollare tutto, o le vecchie idee che avevate rispetto a tutto, in qualche modo vi si accende una nuova visione ed è come se questa nuova visione vi instradasse verso qualcosa di nuovo. Guardate come questi due bastoni vanno in una direzione ben precisa, aprono una nuova strada che vi porta lontano. Quindi è un processo che può essere doloroso, non lo nego, quindi ve lo dico, preparatevi, però tenete duro, perché finalmente vi liberate psicologicamente. E secondo me cambia anche il vostro modo di rapportarvi con gli altri. Guardiamo un attimo le carte qui sotto. Abbiamo, dicevamo, la morte, l'asso di spade e il tre di coppe. Qualcosa fa sì. Secondo me qualcosa che si è chiuso fa sì che cambia il vostro modo di rapportarvi agli altri, sì, ve l'ho detto, ma io non vorrei che in qualche modo voi blocchiate questo processo. Quindi c'è secondo me anche un po' una paura, ma un modo di pensare monolitico che avete avuto per tanto tempo rispetto agli altri e alle amicizie che deve assolutamente cambiare. E non vorrei neanche che gli altri in qualche modo fossero da ostacolo al vostro cambiamento. Questo cambiamento è necessario, lo dovete fare, vi serve ed è giusto che lo facciate adesso subito, all'inizio dell'anno. Non voglio che vi troviate poi a ottobre, novembre a dover fare questo cambiamento. Quindi queste carte un po' vi mettono in guardia e vi dicono di non avere un pensiero fossilizzato rispetto agli altri, rispetto al rapporto con gli altri. Non lasciatevi condizionare dagli altri, i vostri pensieri non devono essere collegati agli altri, devono essere vostri, devono essere originali, devono essere la vostra visione. Quindi questo mese di gennaio fa crollare un po' delle vecchie certezze, è un processo doloroso ma è necessario e questo nuovo processo vi instrada in una direzione che è molto più giusta per voi. E non è una cosa che vedo in un ambito preciso, per quanto io sento molto forte la presenza degli altri, gli affetti. Può essere anche che questa chiusura per qualcuno di voi è relativa a un rapporto con qualcuno, è relativa a una fine, è relativa a diciamo, a una persona in particolare, ma sembra che vada a toccare tutti gli aspetti della vostra vita. Ecco perché adesso non vi do un messaggio specifico sul lavoro o sulla famiglia. Sembra che questo processo di trasformazione va a toccare tutto nella vostra vita. È arrivato il momento anche per voi di smettere di sacrificarvi e di intraprendere la vostra strada. Adesso andiamo a vedere la sfera affettiva per voi per il mese di gennaio. Ed ecco la vita affettiva, l'amore per chi ha scelto il numero 3, la prima fila è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno, questa è per chi è single. Andiamo subito a vedere per chi è in una relazione. Abbiamo un 7 di denari, un asso di coppe. Il mondo. Vediamo l'ostacolo di questo mese di gennaio. Gli amanti. Dunque, nella vostra relazione col vostro partner, allora un 7 di denari per il vostro partner ci dice che il vostro partner in qualche modo è un po' più riflessivo di voi questo mese di gennaio. Voi siete un po' più aperti al mondo, il partner è un po' più chiuso. È un po' nel suo mondo. Qui si vede appunto un uomo, uomo o donna non ha importanza, questa è l'energia del 7 di denari. Si vede appunto questa figura, quest'uomo che guarda i lavori che ha fatto, i quadri che ha fatto. Quindi c'è una rielaborazione, una riflessione su quello che si è fatto fino a quel momento. Ho un doppio messaggio: sento che il partner, da una parte, sarà molto attento al proprio lavoro, alla propria vita lavorativa, ma anche rispetto alla relazione, forse ha un approccio molto più riflessivo e molto più pratico rispetto a voi.
Ed è in un certo senso lo sento più introverso. Voi con il mondo in questa posizione vi vedo un po' più aperti a tutto, a tutte le evenienze, anche al resto del mondo, non soltanto alla relazione. Quello che è interessante è che venite inondati, la vedo così, quest'asso di coppe, questa grande coppa, vi vedo inondati da emozioni questo mese di gennaio. Ed è bello, forse c'è un po' una chiusura da parte del partner, forse è più vostra questa emozione. Io non mi lascerei spaventare, nel senso che la vedo come delle ondate emotive all'interno della relazione, ma in senso buono, non in senso negativo. L'unica cosa che mi lascia perplessa è gli amanti in posizione di ombra. Mi viene da dire date tempo alla relazione, nel senso qui gli amanti, appunto l'incontro con l'altro, in questo caso io lo leggo così questa carta, mi viene da dire trovate il tempo per la relazione, tutti e due, trovate tempo soprattutto con quella carta e l'asso di coppe, trovate tempo per l'intimità della relazione. Il tempo insieme, ma non il tempo insieme, ok, andiamo a fare questa cosa, proprio il tempo intimo. Che non intendo soltanto nella camera da letto, nel senso intendo proprio con un asso di coppe ritrovate un mondo affettivo con il partner. È necessario questo il mese di gennaio. È importante che ascoltiate le vostre emozioni, che anche il partner ascolti le sue emozioni e che le comunichiate. Cioè, come se doveste in qualche modo, vedete questa mano che tiene la coppa, offrire al vostro partner le vostre emozioni. Quindi apritevi. Visto che la carta del mondo è capitata nella vostra posizione, apritevi al partner, comunicate le vostre emozioni, mostratele, ma mostratele anche direi proprio su un piano pratico, affettivo, anche quasi di coccole, mi verrebbe da dire. Anche per aiutare il partner a, come dire, uscire da questo stato delle cose molto chiuso e molto riflessivo, molto poco attento, forse troppo attento al particolare e poco attento alle emozioni della relazione. Ma andiamo adesso a guardare invece l'amore per chi è single. Abbiamo un re di spade, un paggio di denari e un imperatore. L'ostacolo, il 6 di spade. Allora, qua c'è una persona importante questo mese di gennaio per voi. Non la sento come voi, la sento come una persona con la quale instaurate. Qua me la descrive come un re di spade, però se tu sei un uomo, chiaramente qua si tratta di una donna che ha l'energia del re di spade. Quindi una donna intelligente, si tratta di una persona intelligente, una persona riflessiva, una persona che utilizza la parola un grande comunicatore in questo caso. Potrebbe trattarsi, non so perché mi è venuta questa cosa, ma ve la dico, potrebbe trattarsi di qualcuno che lavora nella comunicazione, che lavora nel design, che lavora nel marketing, che lavora oppure è un insegnante. O anche un venditore mi è venuta in mente questa cosa, un commerciante, ma commerciante nel senso che uno bravo a vendere con la parola. Ma anche un creativo, eh? Quindi c'è cioè, una persona abbastanza complessa. Vabbè che sto canalizzando, come dire, un messaggio per tanti di voi, per cui la sento molto sfaccettata questa figura. Mi viene da dire che è come se questo mese di gennaio valutaste questa persona, pensaste a questa persona, rifletteste su questa persona, quindi c'è una figura molto forte nella vostra testa anche, eh? E questo mese cercate di capire con l'imperatore in questa posizione che spazio dare a questa persona, quanto spazio dare concretamente, non solo nella vostra testa, ma concretamente nella vostra vita. Allora, un 6 di spade in posizione ombra mi viene da darvi due messaggi. Allora, il primo messaggio per alcuni di voi. C'avete questo re di spade o questa donna che ha l'energia del re di spade come presenza molto forte nella vostra testa. Alcuni di voi devono lasciarla andare, cioè è necessario lasciarla andare, questa persona, perché quello che è successo concretamente tra voi e questa persona è molto poco.
E dovete in qualche modo mettere dei confini forti tra voi e questa persona. Il secondo messaggio invece per altri di voi, questa persona che ha l'energia del re di spade, che è nella vostra vita, è molto presente nella vostra testa. Molto presente. Dovete cercare di capire che posizione dargli nella vostra vita. Non vedo, vi confesso che non vedo una relazione o un qualcosa che realmente succede di romantico, ma la vedo semplicemente molto presente nella vostra testa, nei vostri pensieri. Il 6 di spade vi potrebbe dire che avete difficoltà a far entrare questa persona nella vostra vita o perlomeno a trovargli un ruolo. Non avete bene capito chi è e che cosa volete da questa persona. Ma va bene, voglio dire, non c'è fretta. Il paggio di denari ci dice che è come un po' se la studiaste, se aveste bisogno di vedere un po' meglio chi è, che fa, dove va, di che si occupa, come si comporta con voi, un po' avete bisogno di analizzare. Avete dei confini molto stretti, rispetto agli altri. Un 6 di spade forse ci dice che è importante lasciare andare il passato, cioè se volete intraprendere qualcosa con questa persona va bene, però. Voi, in questo caso, per voi, questo secondo messaggio vi dice di mettere dei confini molto netti col passato, di distinguere tra quello che è successo prima e quello che sta per succedere con questa persona. Comunque, sembra una persona. Io non la sento come una figura negativa. Allora, per alcuni di voi, vi ripeto, è negativa nel senso che è una figura che vi ha dato poco e vi dà poco. Quindi siate obiettivi, guardate i fatti. Quindi in quel senso mettete dei confini perché ne avete bisogno, sembra che sia una cosa un po' in relazione al vostro passato, quindi dovete mettere dei confini. Per altri invece non la sento una persona negativa, la sento come una persona che semplicemente non avete la minima idea quale sia, non avete la minima idea di quale sia il suo ruolo in questo momento nella vostra vita. Sembrano due messaggi opposti, ma in qualche modo, visto che siete tante persone, inevitabilmente dovete cercare di capire voi qual è il messaggio giusto per voi. Se è una persona del passato, se è una persona che già vi ha dato molto poco, il primo messaggio è per voi, mettete dei confini. Se è una persona nuova, se è una persona a cui pensate e vi sentite un po' incerti, non sapete neanche se vi piace, non sapete che ruolo deve avere, per voi chiaramente è il messaggio numero due. Dovete fare. Prendere le distanze da un passato che non vi permette di capire quello che volete, quindi prendetevi il tempo di cui avete bisogno, separate questa persona dalle persone del vostro passato, guardate, datevi il tempo di capire. Andiamo ora a vedere il messaggio generale per tutti per il mese di gennaio. Ed ecco il messaggio finale per chi ha scelto il numero 3, vediamo. Qui abbiamo un 5 di cuori, dove si vede questo bambino che fa da una pipa, fa delle specie di bolle con i cuori. E la carta dice Parenthood, che significa. Oddio, come si dice? L'essere genitori. Non mi viene una parola migliore, ma il senso è quello. Nature, il 4 di quadri, la natura. Infine, foolishness, la stupidità, abbiamo il 7 di picche, cioè quest'uomo che morde una scarpa. Quale azione più stupida? Allora, che cosa ci sta dicendo questo messaggio? Parla delle vostre responsabilità. Qui c'è l'essere genitore, quindi con un 5 di cuori, è come se dicesse che bisogna insegnare. O bisogna imparare, dipende, a come dire, fare le cose nel modo giusto e con il giusto amore e imparare in qualche modo a rispettare i propri sentimenti. In questo caso, visto che abbiamo la natura qui e si vede quest'uomo che miete del grano, in realtà si trova quasi sulla testa di una donna, è molto particolare, ve l'avevo detto questo oracolo. È come se dovessimo in qualche modo proteggere dentro di noi i nostri valori anche dell'infanzia in qualche modo, evitando di fare delle stupidaggini. Quindi il messaggio per voi è questo: questo mese di gennaio evitate di fare cose stupide, qui rappresentate da un uomo che morde una scarpa, perché
Cose stupide che vi tolgono potere, perché il 7 di picche è una carta di potere, però di conflitto. Evitate questo mese di gennaio, di fare delle cose contro la vostra natura, delle cose che portano via anche quel senso, mi viene a dire anche innocente, quel sentimento di infanzia che vi serve. Quindi evitate questo mese di gennaio di fare delle azioni che vi allontanano da voi stessi. Ho un messaggio anche per chi è genitore. Mi raccomando, questo mese di gennaio sembra che tu debba insegnare qualcosa di importante ai tuoi figli, al tuo figlio, a tua figlia. Sembra che tu gli debba insegnare in qualche modo a rispettare la propria natura e a preservare quelli che sono i sentimenti importanti della vita. Quindi sembra che molti di voi avranno un ruolo come genitori, da genitori, un ruolo importante nell'educazione del loro figlio questo mese di gennaio. Quindi per diciamo indirizzare i vostri figli nella giusta direzione, anche rispetto magari a delle cose stupide che possono aver fatto o che stanno per fare, insegnategli a rispettarsi e insegnategli a rispettare i valori importanti, quindi a non fare neanche stupidaggini nei confronti degli altri o che possono mancare di rispetto agli altri. E questo è tutto, grazie per la vostra attenzione. Buon mese di gennaio! Ed ecco la lettura numero 4, perché ho scelto il numero 4. La prima fila di carte ci parla dell'energia in gioco questo mese di gennaio, gli eventi salienti. E qui abbiamo The Hierophant, che è lo Ierofante o il Papa, un Asso di Coppe e un 6 di Coppe. Questa seconda linea di carte invece è un po' quello che c'è sotto la superficie, l'aspetto un po' ombra delle cose, gli ostacoli da superare. Abbiamo 8 Strength, la forza, 5 of Cups, il 5 di coppe, ed infine la regina di bastoni. Questo è un mese di mediazione per voi. È un mese in cui dovete un pochino, vi ritroverete ad avere un po' dei sentimenti altalenanti con un asso di coppe così centrale. Ed è come se il Papa è sempre una carta di mediazione. Questa è molto bella, si vede questo corvo che ha in mano questa chiave. E guardate, c'è questo fulmine dietro, è come se in una situazione di tempesta, il fulmine potrebbe essere anche un po' un'illuminazione divina per certi versi. Ricordatevi che il Papa è un po' il mediatore tra la terra, simbolicamente, tra la terra e il cielo. È come se doveste mediare in una situazione emotivamente intensa, con un asso di coppe così preponderante. Questa situazione, diciamo così, emotiva, ha molto a che fare col vostro passato, ci dice il 6 di coppe. Guardate queste belle radici che scendono giù, lontano nel vostro passato. Quindi potrebbero riemergere nella vostra vita un po' dei rigurgiti di passato, che dovete in qualche modo controllare. Controllare, dovete tenere un po' a bada le vostre emozioni o perlomeno ridimensionarle, ecco quello che fa il Papa. Ridimensionarle. Il passato non può essere, guardate, le radici non possono essere più grandi dell'albero, il passato non può essere più grande del presente. Infatti, guardando questa fila qui, mi viene da dire, se guardate qui il Papa e qui la forza, queste carte vi stanno dicendo una mediazione delle vostre emozioni. La forza qui è anche un simbolo, è anche una carta che ci parla del mediare dentro di noi tra la forza animale, diciamo, e la ragione. Quindi un equilibrio vi serve, è importante, assolutamente importante in questo mese di gennaio. Trovate l'equilibrio giusto dentro di voi perché il dolore, diciamo, questo 5 di coppe, un senso di tristezza, di perdita, e guardate, questo 5 di coppe sta proprio sotto l'asso di coppe, quindi queste emozioni forti che arriveranno spesso saranno ondate di tristezza. Dovete, come dire, in qualche modo controllarle. Il problema è che potreste non riuscire a controllare queste ondate di tristezza, che potrebbero anche in qualche modo farvi arrabbiare. E chiaramente questo sentimento di 5 di coppe è in relazione a una persona in particolare. Qui abbiamo la regina di bastoni, chiaramente se sei un uomo la regina di bastoni è proprio una donna di
che ha l'energia della regina di bastoni, quindi queste emozioni un po' tristi, un po' rabbiose, potrebbero emergere in relazione alla regina di bastoni. Se sei una donna, invece, potrebbe essere un'altra persona che ha quell'energia lì. In linea di massima si tratta di un uomo, secondo me. Se sei una donna, si tratta di un uomo che ti ha fatto in qualche modo arrabbiare, che è una persona, direi senza filtri, mi è arrivata questa parola, una persona senza filtri. Un po' fa quello che gli viene da fare senza pensarci due volte. Mi viene anche da dire, con un papa in questa posizione, che alcuni di voi potrebbero cercare una persona che gli può dare un consiglio questo mese. Se vi sentite incredibilmente tristi o sentite che non riuscite a controllare queste emozioni, chiedete consiglio a persone, come dire, professionalmente anche adeguate. Potrebbe essere, guardate, il papa anche lo psicologo, un terapista, se vi sentite incredibilmente tristi. Oppure in alcuni casi più semplici potrebbe essere semplicemente una figura che vi guida, una figura razionale, una figura tutta ad un pezzo, una figura in qualche modo può essere un mediatore per voi e vi può dare dei consigli utili. Andiamo ora a vedere, questo messaggio era molto emotivo, sempre riguardante la sfera affettiva, sembra che sia per voi importante. Andiamo però a vedere adesso l'amore in particolare. Ed ecco la vita affettiva. Ed ecco l'amore. Allora, la prima fila di carte è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. Abbiamo la morte, il re di denari e il due di coppe, l'ostacolo e il matto. Allora, io qua sento subito una disparità con la persona che state frequentando o con la quale avete una relazione. C'è una persona che è più presente, il due di coppe, dell'altra. L'altra un po' c'ha la morte nel cuore, che non necessariamente riguarda voi questa morte, potrebbe essere che l'altra persona è proprio sottotono o comunque sta affrontando un processo di grande trasformazione, quindi sta chiudendo un qualcosa della propria vita. Voi vi sento invece un po' più in uno stato di innamoramento con un due di coppe. Mi viene però da dirvi una cosa importante, ho un messaggio importante per alcuni di voi. Con questo due di coppe, che se guardate bene non ha una coppia ma ne ha due, due e due, e con questo matto, che si vede questo bambino in posizione ombra, mi viene da dire che capisco che voi siete su un'altra frequenza rispetto al partner e magari avete bisogno di una vita un po' più vivace, però vi direi di non fare sciocchezze con il matto in quella posizione. Capisco che avete bisogno di vivervi la vita, ma non siate troppo flirtosi. Queste due carte insieme mi fanno pensare a questo, che potreste essere troppo flirtosi anche con altre persone. Invece, provate a puntare un po' la vostra attenzione sul come sbloccarla, mi viene da dire, su come sbloccare, su come aiutare anche il partner a facilitare un po' il processo che sta affrontando l'altro. Questo, diciamo, è il messaggio principale che sento per quasi tutti voi. Per alcuni di voi, invece, potrei dire un'altra cosa, potrei darvi un altro messaggio. Se venite da una fase di trasformazione all'interno di questa relazione che vi state vivendo, io ho la sensazione che invece verso la fine di gennaio andrete a essere un po' più costruttivi e produttivi. E sicuramente un po' di leggerezza potrebbe fare bene, perché sembra che la relazione abbia superato un periodo un po' stantio. Allora, sembrano sempre due messaggi conflittuali, ma io li sento forti entrambi. Allora, per alcuni di voi evitate di fare sciocchezze e di, come dire, andare troppo alla ricerca di altro e fare troppo, diciamo così, farfalloni con altre persone, perché il partner sta passando un periodo difficile. Cercate di essere concreti rispetto alla relazione. Il secondo messaggio per altri di voi potrebbe essere che non è il vostro partner che sta affrontando un momento difficile di trasformazione, ma la relazione stessa è appena passata per un periodo un po' mortifero, mi viene da dire così, come se si stesse un po' trasformando, e questo finalmente, verso la fine del mese, è il momento giusto per ricostruire due di coppe, un nuovo sentimento, e voi avete sicuramente bisogno di alleggerirvi. Il matto in posizione ombra, nel caso vostro, vi sta dicendo che non vi divertite abbastanza, che ci vuole un po' più di leggerezza, che
che mi può aiutare a uscire appunto da questo stato, ulteriormente, diciamo, da questo stato delle cose un po' stantio. Andiamo ora a vedere gli affetti, l'amore per chi è single. Qui abbiamo la forza, l'otto di spade, realization, realizzazione. E questo mazzo di tarocchi è un po' particolare, eh? È il cavaliere di bastoni. Dovete questo mese di gennaio un po' fare i conti con voi stessi. Allora, l'otto di spade non vi permette, questa è abbastanza cruenta come immagine, ma ve la faccio vedere perché vi serve. C'è questa donna bendata, seduta su un muretto che ha le gambe legate da un filo spinato. Ora però, guardate bene, lei ha le mani libere. Sta decidendo di non togliersi né la benda, cioè non si toglie né la benda né il filo spinato, un po' sta accettando uno stato delle cose spiacevole e bloccato. Quindi mi viene da dire, mese di gennaio voi avrete un sacco di pensieri spiacevoli che vi bloccano, ma non sono reali, sono vostri, è come se un po' vi stesse autopunendo. Questa forza in questa posizione prima dell'otto di spade vi dice: questo mese di gennaio non vi dovete buttare giù. Non dovete pensare che tutto è finito, che non andate da nessuna parte, che non c'è amore per voi, anche perché la forza è una carta di amore universale. Dovete bilanciare meglio i pensieri e le emozioni dentro di voi e secondo me dovete spostare l'attenzione. Infatti, verso la fine del mese, verso la fine di gennaio, questa carta che è un po' come il giudizio, vi dice che c'è un risveglio, un processo di liberazione. Tutto questo avviene in relazione a un cavaliere di bastoni, che è la carta ombra. Sembra che voi vi sentiate bloccati, vi sentiate in una condizione dell'otto di spade a causa di una persona. Però verso la fine del mese, a gennaio, vi renderete conto che ne avete abbastanza e che quando volete, potete liberarvi da questo stato delle cose, come se coi vostri pensieri un po' vi foste imprigionati. Invece dovete rivolgere il vostro amore altrove. Quindi, in ogni caso, il messaggio, per quanto possa essere stato cruente con quell'otto di spada, è positivo perché vi vede alla fine del mese, alla fine di gennaio, liberarvi da un peso notevole e liberarvi di questo cavaliere di bastoni, che chiaramente è una persona poco matura, poco concreta, poco in grado di costruire un qualcosa con voi. E per molti di voi mi sembra che sia una persona legata al passato. Quindi, se è da tanto tempo che siete bloccati in una condizione di otto di spade, è arrivato il momento di trovare un equilibrio, una forza, una leva interna che vi permette di liberarvi, di realizzare che non ne vale la pena, di realizzare che quel cavaliere di bastoni, anche se sei un uomo, potrebbe essere una persona che ha l'energia del cavaliere di bastoni, quindi è una persona un po' immatura che cerca avventure, ma non è in grado di stringere, di, come dire, solidificare nulla. Vi renderete conto che non avete bisogno di quella persona. Quindi, comunque, un processo doloroso ma è autoinflitto perché ve lo siete creati da solo, ma in realtà andate verso una liberazione a fine mese, quindi ottimo. Andiamo ora a vedere il messaggio per tutti. Ed ecco l'ultimo messaggio per voi che avete scelto il numero 4, andiamo a vedere insieme. Allora abbiamo un 5 di denari, non di denari, di quadri, scusate, che dice Nature, si vede quest'uomo che falcia il grano. La seconda carta è un 9 di cuori e dice Animus, che è la parte maschile dell'anima. E notate qui come c'è questa figura che ha la testa da donna e il corpo da uomo. Infatti si dice che esiste un'anima e un animus, la parte maschile e una parte femminile. Infine qui abbiamo un otto di fiori che dice self-realization, autorealizzazione. Se siete bloccati con un 5 di quadri qui, se siete bloccati concretamente nella vostra vita o state incontrando le difficoltà, è perché dovete ritornare al vostro animus.
Dovete ritornare un po' alla vostra, come dire, natura anche più maschile per certi versi, più fattiva, più concreta, per autorealizzarvi. Come se vi doveste un po' rimettere in moto e doveste rimettere in moto la vostra, macchina, diciamo, interiore, pratica, razionale. C'è la necessità concretamente di agire, di fare, di mietere il grano. E di entrare in contatto con la parte più profonda, quindi agire in relazione a quella che è la vostra parte più profonda, così da vedere le vostre cose realizzate. Nel momento in cui vedete concretamente che siete in grado di fare delle cose, che potete realizzarle, vi sentirete più autorealizzati e aumenterà anche l'autostima. Quindi avete bisogno in questo mese di gennaio di lavorare molto sulla vostra autostima, e la vostra autostima aumenta nel momento in cui fate concretamente le cose e vi occupate della parte pratica, della realizzazione pratica dei diversi ambiti della vostra vita. Spero che questo messaggio vi possa aiutare. Io vi ringrazio, noi ci vediamo prestissimo. Buon mese di gennaio. Ed ecco la lettura numero 5. Per chi ha scelto il numero 5, andiamo subito a guardare la prima fila di carte che ci mostra quelle che sono le energie del mese di gennaio. E diciamo gli eventi più importanti. Qui abbiamo un 8 di coppe. Son of Swords sarebbe il cavaliere di spade, qui lo chiama il figlio di spade, qua è di High Priestess e la sacerdotessa. Diciamo, questo è ciò che è sotto la superficie, gli ostacoli da superare, il lato ombra del mese di gennaio. Qui abbiamo un Seven of Swords, il 7 di spade, Five of Coins, il 5 di denari. The High Priestess e la sacerdotessa. Guardate, sacerdotessa, sacerdotessa. Questa cosa mi piace molto. Messaggio molto diretto, molto chiaro. 8 di coppe. Ve la faccio guardare da vicino questa carta perché dice molto. Guardate il paesaggio. Questo è un paesaggio, uno potrebbe pensare notturno, io lo definirei desolante o desolato. Desolato forse. Qui ci sono 8 bicchieri rotti, quindi ci sono dei frammenti. L'otto di coppe è una carta che parla di lasciare andare. Cosa dovete lasciare andare questo mese di gennaio? Ci sono delle cose rotte, delle cose che non funzionano più, delle cose che non vi appartengono più, dei frammenti che non riuscite a lasciare andare. Bene, è arrivato il momento di farlo. È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle un qualcosa. Chiaramente, essendo poi una carta di coppe, è un qualcosa che ha su di voi un peso emotivo notevole. Allora, io ho diversi messaggi adesso qui. Con questa combinazione di carte, il cavaliere di spade e la sacerdotessa, io sento che devo darvi due messaggi diversi. Allora, il primo ci dice che dovete lasciare andare, quindi dovete fare un po' i conti con voi stessi, la sacerdotessa. Qua è molto bella la sacerdotessa, è questa tigre che ha questa sfera di cristallo tutta, diciamo, colorata, che si colora. E qui è come se fosse un po' la parte più intima, introspettiva, c'è l'esigenza di guardarsi dentro, di guardare dentro la propria sfera di cristallo per poter lasciare andare. Vi do un consiglio ad alcuni di voi, è importante, la sento molto forte, io ho un'immagine adesso nella testa che mi dice che alcuni di voi hanno bisogno di scrivere. Questo mese di gennaio, non so chi di voi lo faccia, ma io ve lo dico, io vi dico tutti i messaggi che mi arrivano. È importante per alcuni di voi scrivere. Scrivete, scrivete, lo dovete fare come processo introspettivo, può essere un diario, può essere una lettera, se dovete scrivere una lettera per qualcuno fatelo. Non dovete per forza necessariamente mandarla, ma lo dovete fare per voi stessi. Come se fosse un mese in cui dovete mettere nero su bianco i vostri pensieri, e questo processo vi serve per lasciare andare. Soprattutto se ci sono delle emozioni, dei risentimenti, delle rabbie, delle tristezze latenti, fate questo processo, vostro, intimo, introspettivo, scrivete. Un altro messaggio per alcuni di voi è di lasciare andare alcuni pensieri che avete da tempo. Non dovete necessariamente scrivere, ma questo figlio di spade ci dice che avete dei pensieri pungenti e mi viene da dire vendicativi anche. Non so perché, ma ve lo devo dire questa cosa. È arrivato il momento di lasciarli andare. Basta. Non servono a nulla. Dovete ritornare a voi stessi. E
È come se aveste l'attenzione sulle cose sbagliate. Guardate qui, guardate questa spada come punta verso i bicchieri rotti. È come se voi da troppo tempo steste a guardare delle cose che ormai non vi servono più. Delle cose che ormai basta, sono rotte, pazienza, si buttano. Cioè non c'è bisogno di puntare sempre il dito, guarda, guarda qui, cioè puntare anche agli altri o a voi stessi non deve essere necessariamente con qualcuno in particolare. Basta, cioè. A volte le cose si rompono per un motivo ben preciso, forse non sono neanche le cose per noi. Quindi la sacerdotessa vi riporta a voi stessi. Guardate un'altra cosa. In tutto questo immaginario bianco e nero, lei ha questa sfera colorata. Tra l'altro, guardate che coincidenza. Questi sono due mazzi di coincidenza. Io non ci credo alle coincidenze, che sincronicità. Questi due sono due mazzi di tarocchi diversi. I colori qui sono molto simili ai colori che stanno nello specchio di questa sacerdotessa. Andiamo a guardare questa linea di carte. Qui abbiamo un 7 di spade, un 5 di denari e una sacerdotessa. Di nuovo, tante carte di spade, troppi pensieri avete nella testa, troppi pensieri che non vi servono più. E arriva un momento in cui, quando si infiltrano i pensieri, uno deve dire stop, basta e cambiare, spostare l'attenzione. Allora, per molti di voi, tra l'altro, questi pensieri rabbiosi, questi pensieri vendicativi sono rivolti a una persona in particolare. Però non vi devono, come dire, bloccare, non vi devono impedire di andare avanti. Guardate quanto è bella questa immagine. In queste carte che sono molto scure, con un fondo nero, la sacerdotessa, guardandosi allo specchio, questa è la sacerdotessa, è il momento in cui io mi guardo dentro, nel momento in cui io guardo la mia realtà interiore più profonda, qui si apre uno squarcio colorato, un cielo colorato. Quindi anche nei momenti devi stare attento, non lasciare che il buio ti mangi vivo. Questo mi viene a dire, non lasciare che pensieri negativi, pensieri cupi, pensieri, mi viene a dire anche di gelosia per alcuni di voi, di invidia o di vendetta o di rabbia. Non lasciate che offuschino tutta la vostra realtà interiore. Perché c'è un pezzettino della vostra realtà interiore che invece è a colori e lo dovete tirare fuori. Quindi non vi lasciate inglobare dall'oscurità. Tirate fuori i pensieri migliori che avete nella testa. Sapete, a volte è un circolo vizioso, un cane che si morde la coda. La realtà esterna intorno a voi magari non vi piace, vi fa rabbia, ma è una manifestazione, è lo specchio di quello che avete dentro e viceversa. A volte può succedere che la realtà esterna è molto cupa e incupisce quello che noi abbiamo dentro, invece dovete rendervi conto che dentro di voi c'è un riflesso di un altro modo di pensare. Quindi dovete questo mese di... Lo so che sembra vago questo discorso, può sembrare vago per alcuni di voi, ma è fondamentale. Dovete un po' aprire questi pensieri, fare spazio ad altro, perché io anche in questo momento mi sto sentendo, come dire, sto sentendo le nuvole cupe che si stanno ammassando nella mia mente, non mi permettono di vedere, come dire, il lato, non voglio dire il lato positivo delle cose, ma non mi permettono di vedere altro. Quindi è arrivato il momento di abbandonare un vecchio modo di pensare. Fatelo per voi stessi, non ha importanza se qualcuno vi ha fatto un torto. C'è una bellissima citazione del Buddha che dice che perdonare è importante e non bisogna farlo per l'altro, ma bisogna farlo per conquistare una pace interiore e personale. Fatelo per voi stessi. Andiamo ora a vedere la sfera affettiva. Ed ecco l'amore, la sfera affettiva. Abbiamo due linee di carte. La prima è per chi è già in una relazione o sta frequentando qualcuno. Abbiamo un 6 di spade, un 8 di denari e un paggio di denari. L'ostacolo è l'8 di denari. 8 di denari, 8 di denari. Quindi il bene e il male hanno la stessa forma. Allora adesso vi dico quello che vedo. 6 di spade. Questo è quello che rappresenta, la carta che rappresenta un po' l'energia del vostro partner o della vostra partner, mentre il paggio di denari rappresenta la vostra energia. Il vostro partner sta... Questo il 6 di spade è una carta di grande transizione. Non so se qualcuno si sta trasferendo, innanzitutto, se magari il vostro partner era in un'altra città e si sta trasferendo. Potrebbe essere anche un messaggio di questo tipo. In ogni caso sta passando un periodo di trasformazione, sta chiudendo un qualcosa.
sta lasciando un qualcosa, andare un qualcosa, il vostro compagno. Per voi invece abbiamo il paggio di denari, che significa che siete presi dalle vostre cose. Qua addirittura si vede questo paggio di denari che studia, che ha proprio l'attenzione sui libri. Non dovete necessariamente essere degli studenti, potrebbe essere semplicemente che la vostra attenzione è su cose pratiche, magari sul lavoro, su un'attività, un qualcosa in particolare. L'energia della relazione è l'otto di denari. E lo stesso otto di denari è un po' il problema. Allora, mi viene da dire che non c'è lavoro di squadra questo mese. È quello il problema. Bisogna lavorare sulla relazione, otto di denari, un po' l'energia. Però l'otto di denari in posizione ombra, vedete che c'è quella una pala e un rastrello qui, è come se non riusciste a lavorare insieme, come se ognuno fosse un po' nel suo mondo. O perlomeno si guardasse agli aspetti, siccome l'otto di denari in questo caso qui è abbastanza evidente, è una carta del particolare, si guarda un po' troppo ai particolari delle cose, ai dettagli. In realtà il lavoro che dovete fare è di altro tipo. Mi viene anche da pensare che qui ci sia un po' anche anche qui un po' una disparità. Guardate questa figura come dalle spalle a voi, al paggio di denari. Qua c'è un'energia, come dire, il lavoro sembra tutto su questo lato, ecco perché dico una disparità. Non sento delle carte equilibrate, trattandosi di una relazione. Manca il gioco di squadra, ve lo confermo. Il problema questo mese di gennaio è che manca il gioco di squadra. Non lavorate come squadra. Dovete trovare un modo per fare le cose insieme. Mi chiedo a questo punto se qualcuno ha un partner che si sposta, per cui è difficile fare le cose insieme, potrebbe essere. O potrebbe essere che il partner è molto preso dai suoi problemi, perché sta affrontando dei problemi, sta attraversando un periodo difficile ma necessario, e voi automaticamente vi rifugiate in altro, per cui magari c'è un vedersi che è meccanico, ma non è, come dire, una vera e reale condivisione, non è un reale gioco di squadra. Quindi mi verrebbe da darvi come consiglio. Un po', alzate gli occhi dai libri, questo ve lo dico metaforicamente, alzate gli occhi da quello che state facendo e provate a guardare le cose e agire in modo diverso. O se avete bisogno di chiedere maggiore attenzione, fatelo. Andiamo ora a vedere la sfera affettiva per chi è single. 8 di spade, cavaliere di coppe, asso di bastoni, l'ostacolo. Il 10 di coppe. Allora, novità in arrivo, novità in arrivo. Però io spero che le vediate queste novità in arrivo. Allora, perché dico questo? Guardate l'otto di spade. Non ha importanza che tu sia un uomo o una donna, questo riguarda l'energia dell'otto di spade. Qui c'è una figura che è bloccata. È bendata, ha le gambe legate con un filo di ferro, addirittura il sangue esce qui, quindi c'è un senso molto forte di sacrificio. Perché dico sacrificio? Perché non c'è motivo di star così regati, le mani sono libere, eppure non si libera, non si toglie la benda, rimane in questo stato delle cose. E guardate chi le passa accanto, un cavaliere di coppe, ma non lo vede, perché ha deciso di rimanere bendata, legata, invece di liberarsi e rincorrere, non voglio dire rincorrere, ma potremmo dire dare un po' un'occhiata a questo cavaliere di coppe. Chiaramente se sei un uomo, questo rappresenta una donna che ha l'energia del cavaliere di coppe. Quindi c'è del romanticismo nell'aria qui a gennaio, ma mi chiedo se tu sia in grado di vederlo. Quindi mi viene da dirti sveglia. Sveglia perché intorno a te c'è del sentimento in arrivo, c'è qualcuno che è interessato. Anzi, l'asso di bastoni ci dice che questa persona ti offre un qualcosa, ti offre le sue attenzioni, ti potrebbe anche fare delle proposte concrete per fare un qualcosa insieme, però devi uscire da questo stato di sacrificio, da questo dolore che ti sei un po' autoimposto. Dov'è il problema? 10 di coppe. 10 di coppe come problema. 10 di coppe è un po' una carta, guardate quanti corvi ci sono tutti insieme, una grande famiglia. Nell'ombra qui, perché secondo me uno non lo vedi proprio, cioè è come se ti venisse offerto un qualcosa ma tu non lo vedessi. È come se ti sentissi molto lontano da quel sentimento di affetto e di completezza affettiva e di famiglia. Tra l'altro mi viene da dire, la persona che ti girerà intorno questo mese di gennaio è un po' un idealista.
È un po' una persona diversa da te, però è una persona positiva, ottimista. Tu in questo momento non sei così positivo e ottimista. Sfrutta il fatto che questa persona ha una visione delle cose più aperta e meno tenebrosa, mi verrebbe da dire, meno depressiva. Questa persona magari non è detto che sia una cosa che duri del tempo, è difficile dirlo, visto che è una lettura generale per tante persone, ma è una persona che ha sicuramente le capacità di risvegliare in te una scintilla, una passione, un sentimento. Quindi sempre con le giuste aspettative, lo dico io, prova a toglierti questa benda e dai una chance a questo cavaliere di coppe. Vale lo stesso anche se sei un uomo, togliti la benda e dai una chance. O perlomeno prova ad interagire con questa persona, perché così sembra che non ci sia alcuna interazione. Cioè c'è il potenziale per un 10 di coppe, ma siccome di famiglia, di sentimento, ma siccome è in posizione ombra, è come se tu non gli dessi la possibilità di svilupparsi a quel potenziale. Su, dai, togliti questa benda, togliti questo filo spinato che ti intrappola e guardati intorno. Andiamo ora a vedere il messaggio per tutti voi che avete scelto il numero 5 per il mese di gennaio. Ed ecco il messaggio per voi che avete scelto il numero 5. Qui abbiamo un 10 di picche che dice Champion e si vede quest'uomo che uccide un mostro. La seconda carta è un 9 di fiori, dice Psychic. Qui si vede un terzo occhio. Ed infine la terza carta è una regina di quadri che dice Mother Earth, Madre Terra. E di nuovo ritorno un po' al messaggio che era venuto nella sfera affettiva. Allora, ho due messaggi per voi in realtà. Il primo è: per essere un campione, 10 di picche. 10 di picche è poi una carta di grande potere personale. Per essere un campione, devi arrivare a uccidere i tuoi draghi interiori, i tuoi mostri interiori. Quindi, per essere poi uno che è quasi un eroe in fondo, questa figura. Per arrivare a uccidere i tuoi mostri interiori, ma anche, come dire, ergerti a campione anche per gli altri, Psychic devi attingere al tuo potere personale, mi viene da dire anche devi aprire gli occhi, proprio rispetto a quello che ti sta intorno. È come se tu non stessi guardando realmente quello che ti sta intorno. Quindi mi viene da dire di nuovo, apri gli occhi. Entra in possesso del tuo potere personale. Tra l'altro, questa è la carta dell'intuizione, in fondo, per cui non stai usando il tuo intuito come dovresti. È il tuo intuito che ti permetterebbe, Mother Earth in questo caso, Madre Terra, di concretamente realizzare le cose che devi realizzare. Essere in un certo senso una regina o un re, se sei un uomo, delle cose che devi concretamente realizzare. Ma non solo. È come se ti dovessi prendere cura in qualche modo della tua sfera interiore e dovessi dominare un po' i tuoi pensieri per poter diventare un eroe. Per alcuni di voi, voglio aggiungere quest'ultimo messaggio, potrebbe esserci una donna che vi può aiutare in questo processo, che vi può facilitare. Può essere una donna che magari da tempo vi dice delle cose che non state ascoltando. E questo è tutto, grazie alla vostra attenzione, noi ci vediamo prestissimo, buon gennaio! Ed ecco la lettura numero 6 per chi ha scelto il gruppo di carte numero 6. Questa prima fila di carte ci dice un po' quelle che sono le energie in gioco in questo mese di gennaio e ci dicono quali sono gli eventi salienti, e questa fila, diciamo, è il lato ombra del mese, quello che c'è sotto la superficie. Andiamo subito a vedere, qui abbiamo Death, la morte. Qui abbiamo un 9 di bastoni, di Hermit, l'eremita. Sotto la superficie vediamo che succede, abbiamo una ruota della fortuna, un 4 di coppe e un 8 di bastoni. Allora, bello perché sia sopra che sotto la superficie sta avvenendo un cambiamento importante, assolutamente importante per voi. Allora, la morte, così come carta iniziale, ci dice:
ci parla di un processo di trasformazione, si chiude un qualcosa di importante. Si chiude un qualcosa di importante e un po' ci si trova in attesa. Questo è il 9 di bastoni, quindi è una carta di grande attesa, ma è anche una carta di grande impresa. Guardate, c'è questa specie di scala fatta con dei tronchi che in qualche modo si irrompe nella realtà e va verso una luna. Quindi c'è un obiettivo qui, chiaro, la luna, nel senso c'è un obiettivo da raggiungere, il 9 di bastoni, ma è una carta. Si è un po' nello stato prima delle cose, prima del raggiungimento, un po' si è in una fase di contemplativa, non si sa bene, cioè l'obiettivo c'è. Per carità, si è un passo dal raggiungimento, ma in qualche modo si esita. Tra l'altro, perché si esita? Perché c'è bisogno. Qua abbiamo due arcani maggiori importanti, la morte e l'eremita, quindi questa chiusura richiede anche questo momento di fermo. È necessario, è indispensabile. L'eremita, che qui è rappresentato in modo molto bello da questa tartaruga che rimane dentro il guscio. E ha sopra una lanterna, ci dice che è un po' il momento della verità per voi. È un momento di raccoglimento, il mese di gennaio vi serve. Alcuni di voi potrebbe anche essere che semplicemente si raccolgono perché iniziano un nuovo percorso, 9 di bastoni, e magari hanno bisogno di studiare per intraprendere la nuova strada. Altri invece hanno bisogno di fermarsi un attimo, valutare un po' le cose come stanno andando in questo momento della loro vita, hanno bisogno di capire quello che è successo, la morte, quello che si è chiuso, quello che avete lasciato andare, per poter poi andare avanti. Sotto la superficie mi viene da dire: non lasciate che le emozioni con questo 4 di coppe vi blocchino questo cambiamento. Allora, la ruota e la fortuna sono dei cambiamenti grossi quando avviene la ruota della fortuna, indispensabili, che un po' si innescano dall'esterno e non dipendono troppo da noi, sono inevitabili. Sembra che voi non abbiate, come dire, le emozioni in ordine. E invece dovete mettere ordine, da un punto di vista non psicologico, voi, emotivo. Perché c'è il rischio che le vostre emozioni, 4 di coppe, vedete questo 4 di coppe, che è una carta stabile, ma è anche una carta un po' stantia, vi blocchi questo 8 di bastoni, che per voi è importante, è l'azione. Quindi, ok, da una parte lo stato di eremitaggio è necessario, ne avete bisogno, perché la morte in prima posizione ci dice che si fa un po' tabula rasa, che si riparte un po' da zero. È indispensabile passare per delle riflessioni importanti per voi questo mese. Però vi dice anche: non lasciate che le emozioni vi chiudano in questo stato di eremitaggio eccessivo e non vi permettano di andare avanti. Ricordatevi dei vostri obiettivi, c'è questa scala che dovete salire per raggiungere la luna. Vi manca, questa è una carta che dice che manca un passetto così, per cui che potreste fare in un battibaleno, ma sembra che voi in qualche modo ostacoliate con le vostre emozioni il raggiungimento dei vostri obiettivi questo mese. Mentre l'otto di bastoni è una carta che agisce molto velocemente. Quindi il consiglio è questo: meditate se avete bisogno di meditare, riflettete su quelle cose che sono successe, riflettete sulle cose che sono finite, le cose che si sono chiuse. I processi che sono terminati, ne avete bisogno, ma non rimanete chiusi in quello stato di eremitaggio troppo a lungo. Non lasciate che le emozioni vi isolino, perché siete un passo dalla vittoria. Andiamo ora a vedere la sfera affettiva. Ed ecco l'amore, la vita affettiva, la prima linea di carte per chi è già in una relazione. E qui abbiamo l'asso di denari, un 9 di bastoni e un asso di bastoni. E il 6 di coppe come carta, diciamo, l'ostacolo del mese un po' da superare i problemi. L'asso di denari, asso di bastoni. Diciamo, questa carta rappresenta un po' il vostro partner o la vostra partner. E l'asso di bastoni rappresenta un po' voi. Due energie un po' diverse questo mese, che però potrebbero lavorare bene insieme, eh? Avete velocità diverse questo mese, diciamo che il partner è un po' più lento con un asso di denari, voi siete con un asso di bastoni molto più veloci.
molto più intraprendenti, agite molto di più, forse il partner soppesa un po' di più le cose da fare. Sembra anche che il vostro partner dica A e voi dite B, nel senso un po', cioè ci possono essere delle incomprensioni, ma niente di che, niente di grave. Mi sembra anche che ci siano delle proposte nell'aria, che il partner o la partner vi possa fare delle offerte, vi possa offrire, possa proporre, scusate, non delle offerte, vi possa proporre di fare qualcosa. E voi in qualche modo fate una controproposta, cercate di dare un maggiore colore a questa proposta che vi fa il partner, o comunque rispondete in un modo che non viene totalmente capito. Allora, quello che mi viene. Quello che io noto adesso è che con il 9 di bastoni al centro, che è un po' l'energia della relazione, si vede questa figura chinata. Ricordatevi che con il 9 sia un passo dalla fine, dalla chiusura di un ciclo, c'è un po' una fase di stallo, di attesa. È come se questa figura stia per scattare e combattere contro qualcuno o qualcosa. Se c'è nell'aria l'energia per fare un qualcosa o è partita una proposta da qualcuno, non entrate in conflitto perché volete fare cose diverse, perché il rischio è che ci si blocchi un passettino prima di aver, come dire, prima di portare a termine questa cosa. E vi mettiate entrambi sulla difensiva perché non vi state capendo. 6 di coppe in posizione ombra mi dice che siete un po' nostalgici, che vuol dire? Sembra che un po' delle emozioni che non corrispondono alla realtà del presente vi ostacolino dal portare a termine questa cosa che avete iniziato, questo progetto che avete insieme. Quindi qualcuno, secondo me, un po' deve abbassare la testa e semplicemente permettere alla cosa di realizzarsi, non vi ostinate. Tra l'altro, voi vi sento un po' troppo impulsivi. Cercate qualsiasi proposta, qualsiasi progetto vi stia offrendo, vi stia proponendo il partner, cercate un po' di andargli incontro. Perché il rischio è che non vi capiate e questa cosa non finisca per non andare a, come dire, a segno. E finisca per non andare a segno proprio quando sta per concludersi. Non bloccatevi così verso la fine, verso il momento di realizzazione. E non lasciate che emozioni influiscano nelle decisioni. E adesso andiamo a vedere chi invece è single. Qui abbiamo un cavaliere di spade, un imperatore e un due di bastoni. E qui abbiamo il matto. Allora, energia molto impulsiva per voi che siete single questo mese di gennaio. Allora, ci sono novità in arrivo. Ci sono novità in arrivo. Io vi vedo messaggiarvi con qualcuno di nuovo. Allora, il cavaliere di spade molto spesso è una comunicazione tipo messaggi molto veloci, una comunicazione molto veloce con qualcuno, con questo imperatore. Ti ripeto, non ha importanza se sei un uomo o una donna, l'imperatore è semplicemente una persona che ha l'energia dell'imperatore. Una persona molto sicura di sé, tra l'altro. Quindi io vedo dei messaggi veloci e solidi con qualcuno. Allora, per alcuni di voi questi messaggi riguardano degli spostamenti, l'intraprendere, il fare qualcosa insieme, anche un viaggio, per altri semplicemente riguarda come se gennaio fosse un mese di preparazione, come se vi metteste d'accordo con qualcuno per fare un qualcosa. Uno di voi però è più libero dell'altro, mi viene da dire. Uno di voi ha più vincoli, l'altro è più disposto all'incontro. Allora, a me verrebbe dire che sei tu meno disposto all'incontro, un po' più rigido, però. Dipende chiaramente se sei un uomo o una donna. Sembra che la persona che ha l'energia più maschile è un po' meno disponibile. Il matto qui in posizione d'ombra ci dice che è necessario un po' di leggerezza in questo incontro. Leggerezza ma non impulsività. Nel senso che questo cavaliere di spade lo sento molto impulsivo, che un po' si agisce senza pensare e ci si scambia botte e risposta a messaggi senza pensare. Però un altro di voi pecca di leggerezza. Visto che questo è l'inizio di un qualcosa e non si sa al momento in che direzione stia andando, è necessario quindi non essere, da una parte non essere superficiali e dalla parte non essere troppo rigidi. Una persona viene verso di voi, questo imperatore viene verso di voi molto velocemente e vi propone un qualcosa e voi non siete in grado, non avete la leggerezza,
sufficiente per fare un qualcosa con questo imperatore. Quindi mi viene da dire con il matto in posizione ombra che c'è un'assenza di leggerezza qui ed intraprendenza ed iniziativa. Non dovete essere superficiali, dovete essere un po' più leggeri. Guardate qui questo due di bastoni. L'incontro con l'altro, l'azione con l'altro. Qui è un bastone più leggero. Qui è più scuro ed è incatenato. Quindi c'è una persona nell'incontro con quest'altro, c'è una delle due persone che è più rigida e bloccata e mette dei confini un po' troppo alti. Infatti il matto in posizione ombra vi dice che è necessario liberare un po' questo matto. Un po' di leggerezza, un po' di, come dire, un approccio un po' più fanciullesco ci vorrebbe. È vero che l'altro arriva alla velocità della luce, forse quello un po' vi spaventa, perché il cavaliere di spade è un cavaliere sempre all'attacco, arriva molto velocemente, però queste carte dicono che il problema è che si potrebbe essere un po' troppo rigidi nell'accogliere l'altro. Per cui mi viene da dire, mi viene da suggerirvi di trovare un po' una giusta misura nell'incontro con l'altro. E adesso andiamo a vedere il messaggio per tutti per questo mese di gennaio. Ed ecco il messaggio finale per voi che avete scelto il numero 6. Allora, qui abbiamo un asso di picche che dice thinking, pensare. O il pensiero, dipende, adesso vediamo. Qua c'è un bambino che gioca con un cerchio, un due di quadri e la carta dice innocence, innocenza. E qua abbiamo la carta del tempo ed è un quattro di fiori. Allora, guardate, interessante. Interessante. Questa cosa che abbiamo queste due carte apparentemente in contrapposizione, nel senso che qui abbiamo un pensiero, il pensiero, e qui abbiamo l'innocenza. L'innocenza di solito è un po' più impulsiva e meno pensata. E qui abbiamo il tempo. Allora, secondo me, questo messaggio vi sta dicendo che il vostro potere, ve le faccio vedere da vicino. Picche sono sempre carte di potere personale. Il vostro potere e il vostro pensiero, anche in qualche modo, trarrebbe beneficio da una maggiore leggerezza. È il tempo, questo per voi, di imparare ad alternare il lato più razionale, più pesante, più pensato, con invece un approccio alle cose, più innocente, più sincero, più immediato. Dovete in qualche modo trovare un equilibrio tra queste due parti dentro di voi, perché sembra che ci sia troppa pesantezza e troppo pensiero, troppa ragione che in qualche modo controlla il tutto. Mentre questo due di quadri ci dice di agire una volta in un modo, una volta nell'altro. E questa carta del tempo che vi dà un'idea, appunto, c'è quest'uomo su, guardate, da una parte c'è quest'uomo su una ruota, qui c'è un coniglio, è come se un po' questa ruota girasse e i due aspetti dovessero in qualche modo girare e darsi il cambio. Per cui il messaggio per voi è una volta pensate e una volta agite, come dei fanciulli. Una volta ragionate e una volta liberatevi, agite un po' più impulsivamente. Spero che questo messaggio vi aiuti. Io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo. Nel frattempo, buon gennaio!